Partirà oggi il prossimo campionato di Serie B interregionale. Nel girone D Conference Sud sono 12 le squadre a battagliare, tra queste chiaramente la Scandone Avellino. I lupi di coach Nino Sanfilippo faranno il loro esordio in terra pugliese in casa della Canusium Basket. La compagine canosina ha cambiato tecnico alla vigilia del campionato, aria di tempesta tra i pugliesi che hanno avviato a pochi giorni dall'inizio del torneo una mezza rivoluzione. Protagonisti coach Giampio Ciociola, che ha risolto il contratto, e il giocatore Luigi Coppola. Tanta amarezza per l'addio del tecnico che ha conquistato l'anno passato la promozione in Serie B. Il trainer sarà momentaneamente sostituito da Niki Ceci e Felice Carano. Poi si dovrebbe trovare un sostituto più esperto ed adeguato alla categoria. Pronti via, si parte con l'anticipo delle ore 19 tra Taranto e Bisceglie, derby pugliese in un campo infuocato con gli ospiti favoriti sui padroni di casa. Domenica poi tutte le restanti compagini scenderanno in campo alle ore 18. La Virtus Molfetta affronta il Basket Corato, neroverdi pronti a strappare i primi due punti stagionali ai danni dei bianco-blu sfavoriti nel match. A pochi chilometri dal capoluogo pugliese si gioca la sfida tra Mola New Basket e Dinamo Brindisi. La cestistica Benevento fa visita in casa dell'Adria Bari. I sanniti hanno messo su un gran bel roster competitivo per posizionarsi più in alto in classifica nella prima fase di campionato per provare a conquistare i play-in gold. Chiude la domenica di B interregionale la sfida tra Air Basket Termoli e Action Now Monopoli, pugliesi favoriti per il salto di categoria, ma sarà comunque una sfida ardua in terra molisana.